tutti e grazie di essere qui così numerosi. Grazie per l'introduzione, grazie naturalmente ai miei illustri correlatori, Diego Fusaro e Nino Galloni. Sono tra loro due ed è veramente un piacere e un onore per me, perché si tratta di due tra i più importanti esponenti della cultura italiana, con un'esperienza ormai veramente notevolissima. Infatti stasera siamo qui anche per presentare anche i loro libri. C'è I nuovi spartani di Nino Galloni, e non riesco a raggiungere, ma comunque ecco La fine del cristianesimo di Diego Fusaro. E poi naturalmente anch'io avevo fatto un libro sulla guerra in Ucraina, adesso ne sto preparando anche un altro. Sto facendo questo è un libro che ho fatto l'anno scorso sulla questione russo-ucraina, ma più propriamente dal punto di vista dell'impatto mediatico, come è stata gestita e perché si è arrivati a determinate conclusioni e a una determinata narrazione di guerra. E adesso invece sto occupandomi, tra le altre cose, proprio di un libro sulla storia del conflitto russo-ucraino, che però affonda le sue origini, questa ricerca storica, addirittura nel Medioevo, perché di fatto per ricostruire questi percorsi storico-politici bisogna partire il più possibile dal profondo e da quelle che sono in qualche modo le radici autentiche dei conflitti e delle linee di faglia che si sono create, che sono state create in un determinato scenario e che sono poi state sfruttate in qualche modo anche da attori esterni per avere determinati vantaggi. E vi dico già subito che è massacrante fare questo lavoro, perché la storia della Russia e dell'Ucraina, io mi sono già occupato in passato di questi argomenti, ho già scritto delle cose assolutamente, però va detto che è veramente un crogiuolo di entità nazionali, linguistiche, religiose, e appunto, come è facile da immaginare, le linee di faglia si sono spesso intersecate, le sfumature sono molto spesso molto più numerose delle linee divisorie nette, e naturalmente il tentativo appunto di sfruttare queste divisioni interne, queste contraddizioni che caratterizzano un paese che già nel nome, Ucraina, no? Terra di confine. È un paese che già di per sé è un nome che già di per sé dice tutto. Una terra di confine tra l'Europa e il mondo eurasiatico, un perno geopolitico d'Eurasia, qualcuno direbbe, e per questo un paese oltremodo strategico. E vi assicuro che ricostruire tutto il mosaico, anche solo degli ultimi 20 anni, 25 anni in cui la NATO ha cercato di attuare tutta una serie di operazioni sotto falsa copertura, no? Sotto copertura, sotto falsa bandiera, oppure operazioni anche di provocata e deliberata strategia aggressiva nei confronti della Russia, che poi hanno portato a una risposta russa molto calcolata, molto ragionata e direi anche molto razionale e in linea con quelli che sono i rapporti di forza, no? Una risposta mai eccessiva da parte della Russia. Beh, è un lavoro che così è molto importante. Poi anche nella seconda parte invece mi occuperò della identità russa, perché va tenuto presente. C'è una delle domande che naturalmente da molti anni, una domanda che mi sono posto e ho cercato di rispondere in tanti modi, in tante pubblicazioni, anche nel corso degli ultimi 20 anni almeno. Me la sono posta la prima volta, forse da ragazzino, questa domanda: perché i russi non vogliono essere liberali? Bene, perché non riusciamo, anzi, perché abbiamo capito, non noi naturalmente, ma le classi dirigenti occidentali, perché hanno capito fin troppo bene che cos'è la Russia, e per questo cercano in qualche modo di arrivare ad un suo indebolimento definitivo, per poi cercare di attuare una politica di distruzione controllata della Russia, perché
di distruzione delle strutture sociali, statali della Russia, sulla scorta di quella che è stata messa in pratica contro altri paesi. Poi certamente contro la Russia è difficile, perché la Russia è un paese nucleare, per cui arrivare ad uno scontro militare diretto con una potenza nucleare è impensabile per gli Stati Uniti, o almeno in qualche modo viene c'è un tentativo di procrastinare questa extrema ratio, di lasciarla appunto come extrema ratio, per cui di arrivare prima, di utilizzare prima altri metodi. E questi altri metodi sono quelli del tentativo di procurare un'implosione dall'interno della Federazione Russa, così come era stato fatto per l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica è caduta per motivi, per ragioni endogene sicuramente, ma anche per ragioni esogene, cioè si è tentato comunque, per molti aspetti con successo, di dare una spallata all'Unione Sovietica, e oggi si tenta di dare la spallata alla Russia. Così come la spallata all'Unione Sovietica fu data dagli Stati Uniti per interposto Afghanistan o per interposti paesi baltici, e in Russia si tenta, contro la Russia si tenta di dare la spallata per interposto Ucraina. Naturalmente la ricostruzione di questi scenari di guerra deve tenere presente tutti i contesti, anche demografici, sociali, ambientali, culturali, geografici, che andiamo ad analizzare. Si è fatto molto spesso il paragone tra la guerra sovietico-afghana del 79-89 e la guerra russo-ucraina di questi anni, che poi è sostanzialmente alla fine una guerra della NATO contro la Russia per interposto Ucraina, ma parte comunque questa guerra della NATO si va comunque a incanalare in un conflitto regionale russo-ucraino che comunque esiste. Ebbene, secondo me questo confronto con l'Afghanistan ci sta per alcuni aspetti, per altri no, per qualcuno dice come mai la Russia dopo 25-30 anni, 40 anni si è andata a ficcare nuovamente in una trappola simile a quella che le è costata carissima in Afghanistan negli anni 80. Beh, va tenuto presente che l'Ucraina e l'Afghanistan sono due paesi completamente diversi. Il metodo degli Stati Uniti e della NATO è stato simile sia in Afghanistan che in Ucraina, cioè fare leva su determinate linee di faglia, fratture interne, fratture etno-confessionali, fratture religiose, appunto, politiche, sociali, a questi paesi, incunearsi in queste linee di faglia, sfruttare, strumentalizzare una parte della popolazione in conflitto con un'altra, creare ipotesi di guerra civile, arrivare alla guerra civile, armare, finanziare, addestrare una delle parti in conflitto in questa guerra civile, e poi scagliare, utilizzare come un pungolo questa parte contro un'altra. Per cui di fatto il cliché afghano è stato quello, è stato ripetuto in Siria, dove la Russia è stata costretta a intervenire, è stato ripetuto in Libia, ma era già stato utilizzato nella ex federazione jugoslava, nelle Craine, nella Craina serba, in Croazia, in Kosovo, in Bosnia. Insomma, si applica più o meno sempre lo stesso cliché, che poi è stato anche codificato nel 2002 come dottrina Rumsfeld-Chebrovsky, dal nome Donald Rumsfeld, del segretario alla difesa di George Bush figlio, ma già vice segretario alla difesa di Reagan. E Chebrovsky, Arthur Chebrovsky, che era un ammiraglio, non so se tuttora vivente, che di Rumsfeld è stato il più stretto collaboratore, il capo dello Stato Maggiore Civile. Ebbene, questa dottrina cosa dice sostanzialmente? Dice una cosa molto chiara: distruggere le strutture sociali e statali di determinati paesi ostili agli Stati Uniti, o comunque che si frappongono tra gli Stati Uniti e le risorse di questi paesi, non tanto per impadronirsi di queste e creare quello che George Bush figlio chiamò guerra infinita, perché si creano proprio scenari di guerra infinita. In Siria va avanti dal 2011,
in Ucraina va avanti dal 2014, chissà quanto proseguirà. In Libia va avanti dal 2011, in Jugoslavia è stata tamponata, ma non ci raccontiamo naturalmente che i conflitti in Jugoslavia sono stati risolti, sono stati momentaneamente sopiti, ma possono essere riattivati se lo scenario lo necessiterà. È stata utilizzata in parte questa strategia nel Caucaso contro la Russia in Cecenia negli anni 90, in Georgia nel 2008. Ebbene, questa strategia dice non tanto per distruggere le strutture sociali e statali di questi paesi, per creare ipotesi e scenari di guerra infinita, cioè instabilità permanente, caos costruttivo, come dicono i neocon, per controllare poi l'allocazione delle risorse strategiche situate su questi paesi, non solo per saccheggiarle, ma per controllarne l'allocazione. Faccio un esempio un po' di scuola, spero che in futuro non accadrà questo, ma ecco, non vorrei dare brutte idee, ma ce lo diciamo tra noi, no? Facciamo così: gli Stati Uniti riescono a sfondare il fronte interno in Russia, cioè riescono a provocare una rivoluzione colorata in Russia, un colpo di Stato, lo si chiami come vuole. Putin viene disarcionato, al suo posto un governo di transizione, che naturalmente poi non dura, e al suo posto subentra un governo, non so, Navalny, che avvia uno scenario di dissoluzione della Russia, lasciando campo libero a quelle che sono le mafie locali che governano, no, che i vari territori, i vari signori della guerra, signori del controllo delle risorse strategiche in ambito territoriale. Benissimo, gli Stati Uniti corrompono naturalmente questi warlords, questi signori del petrolio, del gas naturale, che vedrebbero di fatto scomposte, no, la struttura anche energetica del paese a livello economico, a livello strategico, a livello di organizzazione, per cui si formerebbero tante compagnie di petrolifere, gasifere, semi-private su questi, o controllate dai signori locali, dai feudatari locali, per usare un termine un po' medievale. E praticamente si riesce a fare questo, no? E gli Stati Uniti dicono: beh, adesso noi vi diamo una lautissima provvigione sulle vostre entrate, anzi anche sulle nostre naturalmente, però voi stabilite insieme a noi a che prezzo e come vendere queste risorse alla Cina, all'India, all'Italia, all'Europa, no? E finalmente così in quel modo lì potremmo riavere il gas russo, ma non sarà più russo, sarà gas americano, così che verrà gestito in concomitanza con questi signori della guerra e con questi signori del business, delle mafie. Questo è ciò che è il sogno proibito di chi ha in mente questa scomposizione della Russia. È quello che è accaduto dopo l'Unione Sovietica e che Putin ha cercato di interrompere nel 2003, quando ha sottratto dalle mani di Khodorkovsky, di Mikhail Khodorkovsky, la Yukos, che era la più grande azienda petrolifera del paese, che Khodorkovsky si apprestava a vendere, perlomeno stava apprestandosi a vendere le pipeline, i tubi che trasportano il gas, stava apprestandosi a venderle a ExxonMobil e a Chevron, che avrebbero deciso come allocare le risorse e a quale prezzo e a chi, e avrebbero sottratto il gas alla Russia. Putin è intervenuto, ha fatto arrestare Khodorkovsky, ha smembrato la Yukos, che poi è stata di fatto nazionalizzata. E questo ha fatto molto arrabbiare gli Stati Uniti. Khodorkovsky è stato un po' in galera, penso che adesso sia in Germania, non lo so, in Svizzera, e è tra i principali finanziatori di un'organizzazione in Russia che si chiama Open Russia, Russia Aperta. E questa organizzazione ha ai suoi vertici Vladimir Kara-Murza, che è quel dissidente che è stato condannato a numerosi anni di prigione in Russia la settimana scorsa. Allora, chi è questo Vladimir Kara-Murza? Beh, niente di particolare, è uno dei tanti esponenti dell'oligarchia americana in Russia, travestito da dissidente per la libertà.
Se noi guardiamo, basta andare su Wikipedia, non è che bisogna fare chissà quali ricerche, Wikipedia in inglese, e leggiamo la biografia di Vladimir Kara-Murza, vediamo che è più americano di Biden. Figlio di notabili sovietici, e dunque nasce nell'aristocrazia sovietica, chiamiamola così, di famiglia dunque agiata, però che si unì poi a Yeltsin negli anni 90, studi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, master, collaborazioni ad alto livello con le principali emittenti mediatiche americane, insegnamento nelle principali business school americane, un ruolo importante nelle istituzioni finanziarie private degli Stati Uniti e naturalmente un reddito piuttosto importante a livello personale. Questa è proprio la fisionomia, il suo esempio è particolare, può essere anche esteso ad altri, è la fisionomia di questi dissidenti, no? Anche Navalny è implicato nella Open Russia di Khodorkovsky e naturalmente anche Navalny è molto così è incensato dai media occidentali e da chi lo vorrebbe presidente russo, così come Yeltsin, no? Era molto elogiato, no? E c'è una differenza, questi personaggi a differenza di Yeltsin fanno fatica a imporsi sullo scenario pubblico russo. E perché? Perché mentre Yeltsin, che pure era stato americanizzato, è importante, c'è un bel libro di uno storico russo, però è scritto in inglese, Vladislav Zubok, e si chiama Collasso, The Collapse, perché l'Unione Sovietica cade, no? Un librone, vengono spiegati tanti aneddoti. E in questo libro si parla del come e del perché Yeltsin cominciò a, e non solo Yeltsin, ma cominciò ad lasciarsi affascinare dalla cultura liberale americana. Proprio il viaggio di Yeltsin negli Stati Uniti del 1989, maggio, giugno, mi ricordo più comunque, mesi caldi, ecco, negli Stati Uniti, influenzò moltissimo Yeltsin, che fece proprio una scorpacciata di tutti i beni di consumo americani, tornò super ubriaco dagli Stati Uniti, provò per la prima volta il bourbon, le videocassette, non aveva mai visto nulla di tutto questo, insomma fu molto affascinato dei beni di consumo americani, vide che c'erano, poi furono anche abbastanza scaltri, no? Le sue guide, chiamiamole così, turistiche, lo portarono in tutti i supermercati, in tutti gli ipermercati, no? Immaginatevi oggi se portassero Putin in un ipermercato, se si stupirebbe più di tanto. Ma Yeltsin, solo entrare in un centro commerciale americano, andò fuori di testa, nel senso, e disse, ma com'è possibile che questi hanno tutto questo ben di Dio e da noi no? E allora di fatto si convertì a un americanismo spinto, ecco, diciamo così. Però Yeltsin conservò i tratti del, perlomeno nei modi di fare, ovviamente anche nella fisionomia, del russo tradizionale, no? Non sapeva assolutamente parlare inglese, ad esempio, Yeltsin, e non l'ha mai imparato, parlava solo ed esclusivamente il russo, poi aveva questo modo di fare eccentrico e abbastanza vicino a quelle che sono i comportamenti anche più comuni nella popolazione, per cui era, insomma, c'era questo doppio binario. Invece questi dissidenti attuali no, sono completamente distanti dalla popolazione in Russia, per questo non sono neanche conosciuti e non hanno alcun tipo di appeal, per usare un termine un po' così di moda oggi, no? In Russia non ce l'hanno nessuno, perché non li conosce, non solo non li conosce nessuno, ma se li conoscessero ne prenderebbero le distanze, perché non li capirebbero forse neanche nel parlare, perché questi parlano inglese molto meglio del russo, per cui non sono assolutamente in linea con quelle che sono le istanze della popolazione, sono conosciuti nei circoli progressisti, liberali, chiamiamoli progressisti, ma io li chiamerei più circoli favorevoli allo smembramento della Russia, di Mosca, di San Pietroburgo e poco oltre, poco fuori, ecco, e infatti in Russia non sanno neanche chi siano questi personaggi, però questo non significa che sia giusto dargli 40 anni di galera, però
E c'è un altro discorso, perché gli si dà 40 anni di galera? Perché questi agiscono nei fatti come spie. Questo va detto, agiscono come quinte colonne. Loro si proclamano apertamente a favore della dissoluzione della Russia. Immaginiamoci negli Stati Uniti cosa potrebbe capitare, facciamo un caso in astratto, ma forse anche poco concreto, Assange, no? Non gli hanno dato un premio per quello che ha fatto. Snowden, se Snowden capitasse tra le mani della giustizia, chiamiamola così, americana, cosa gli succederebbe? Gli darebbero l'ergastolo. Esattamente quello che vogliono dare ad Assange, 172 anni di galera, cioè ergastolo quello. Però, detto questo, appunto, il tentativo è questo, di procurare un collasso della Russia dall'interno per poi smembrarla, eccetera. Naturalmente non è così facile, non è così facile perché la Russia odierna non è l'Unione Sovietica, nel senso, perché non è così facile oggi smembrare la Russia? Poi magari mi sbaglio, sto prendendo un abbaglio, un granchio, e mentre io parlo la Russia sta per smembrarsi, dunque io ero un po' gufata. Ma secondo me perché è più difficile in questo momento? Perché la Russia è più compatta dell'Unione Sovietica. Perché l'Unione Sovietica nel 1989 era una potenza militare immane. Immane. 45.000 testate nucleari, fermo restando che ne basta una, però 45.000 testate nucleari, un esercito di terra sconfinato, una capacità di muovere forze terrestri incredibile, 2,5 milioni di soldati schierati in attività, più tutta una serie di milionate di riserva. Insomma, non avrebbe avuto problemi da questo punto di vista mobilitare una forza imponente per occupare anche un territorio vasto, cosa che la Russia fa un po' più in fatica perché l'Unione Sovietica ha 250 milioni di abitanti. La Russia ne ha 145 milioni, 150 milioni, insomma, è a 149, mi ricordo più o meno all'ultimo censimento, però è più compatta perché di questi 250 milioni di abitanti sovietici, solo il 50% era russo, gli altri appartenevano alle altre nazionalità e soprattutto i russi erano in calo. Nel 1989 c'erano molti meno russi etnici di quanto non fossero negli anni 50, 60, 70, mentre invece le altre popolazioni erano, infatti poi la Russia ebbe un trend demografico comunque in caduta libera per tutti gli anni 90, anche per gli effetti di quello che fu l'introduzione del capitalismo di mercato in Russia, la rapina dei risparmi, le privatizzazioni, la crisi sociale, eccetera. Però attualmente in Russia di questi 149 milioni, l'80% è russo, per cui la Russia è più compatta. Però ci sono comunque le possibilità per fare un tentativo anche di destabilizzazione, perché dal punto di vista etnico e etnoconfessionale è più compatta. Ma dal punto di, perché comunque la Russia è un impero. È un impero, cioè è uno stato multietnico, multilinguistico, multireligioso. Ed è un impero eurasiatico. E questo agli Stati Uniti non va bene. Gli Stati Uniti non vogliono che la Russia sia né europea né asiatica, ma che sia una periferia distrutta sia dell'Europa che dell'Asia. Una protesi inservibile, isolata sia dell'Europa che dell'Asia. Cioè, i russi, non è vero quando dicono stanno buttando la Russia tra le braccia della Cina, non vogliono buttare la Russia tra le braccia della Cina, assolutamente. Questo lo dice la Meloni, no? E i russi vogliono gli americani, quando la Meloni faceva la filo russa, perché dobbiamo evitare che mettano i russi in mano alla Cina, perché se no, no, gli americani non vogliono buttare la Russia in mano alla Cina perché sarebbe la loro fine. Gli americani vogliono fare altro, vogliono che la Russia non dialoghi più né con la Cina né con l'Europa, perché se la Russia fosse un alleato di ferro della Cina, per gli americani si aprirebbe un grosso problema, perché l'una, la Cina è la prima potenza economica mondiale, l'altra, la Russia è la prima potenza missilistica mondiale. Ci sarebbe un problema, perché insieme costituirebbero una superpotenza che farebbe vedere i sorsi verdi agli Stati Uniti, per cui gli Stati Uniti non vogliono che la Russia abbia un buon rapporto con la Cina, cercano di dividerle semmai. Sì, però quello che è successo,
Certo, sai l'alleanza che ha fatto la luce del sì, sì. Meno male. Deve fare quello che non volevano che accadesse. Perché? Perché Biden è riuscito a compattare tutti quelli che non sono dalla sua parte politica in un unico fronte, perché ha fatto guerra a tutti in qualche modo. Questo era, ma Biden questo l'aveva messo in conto, però ciò che gli americani vogliono è cercare di dividere anche la Russia dalla Cina e stanno tentando comunque di fare anche questo. Stanno tentando di fare anche questo, cercando di aprire dei nuovi fronti in aree che sono di pertinenza cinese, e stanno tentando di mettere delle sanzioni alla Cina, che gli americani che mettono sanzioni alla Cina è un po' come il bidello che mette le sanzioni al Ministero della pubblica istruzione. Può il bidello mettere le sanzioni al Ministero della pubblica istruzione? E comunque stanno cercando di mettere le sanzioni alla Cina dicendo: se voi fate ancora affari con la Russia, noi implementeremo queste sanzioni ancora di più. Ma è chiaro che vogliono dividere la Russia su queste linee di faglia, lasciarla isolata. Infatti puntano molto: vedete che la Russia è isolata, vedete che la Russia è isolata, vedete che la Russia è isolata, vedete che la Cina è dalla nostra parte, vedete che la Cina è neutrale, no? All'inizio del 2022 la manfrina era questa, no? La Cina non ha preso posizione, vedete, non ha preso posizione, vedete, non ha preso posizione, invece l'ha presa. Perché la Cina sa che è la prossima, non è che la Cina ha preso posizione perché di fatto è amica della Russia per motivi così, anzi la Cina avrebbe dei contenziosi con la Russia, ma ha preso questa posizione strategica perché sa che se crolla la Russia gli viene privato un importante fornitore di materie prime a prezzi così passabili, a prezzi di buon mercato, ecco. E la Cina dovrebbe approvvigionarsi da un gas, un petrolio russo passato sotto mani americane. Poi la Cina non ha interesse a vedersi la NATO ai suoi confini, perché la NATO ha dimostrato di essere aggressiva, no? E vediamo cosa ha fatto in Ucraina, e non solo lì, vediamo cosa ha fatto in Georgia, in Jugoslavia, in Libia, in Siria. E non dimentichiamoci che i combattenti jihadisti siriani e mercenari si addestravano in una base NATO turca a Incirlik, una base in Turchia, una base NATO, per cui la NATO era coinvolta anche lì, ma la NATO oggi è proprio direttamente coinvolta in Ucraina. Però per dire che adesso non mi ricordo più il passaggio, ma comunque il tentativo è questo, no? Di distruggere la Russia come impero eurasiatico. Ma la Russia è un impero eurasiatico, ecco, ora ho ritrovato il filo. Dove sta la debolezza oggi della... perché è un po' permeabile la Russia, mettiamola così, perché è più dipendente, almeno in partenza, no? 22 febbraio 2022, due giorni prima che iniziasse l'escalation del conflitto, la Russia è più legata era più legata all'economia occidentale, globale, chiamiamola così, tanto ci capiamo, ma anche se sarebbe sbagliato chiamarla economia globalizzata, ecco, più che globale, di quanto non lo fosse l'Unione Sovietica negli anni 70. E per questo c'è un deep state russo che vuole essere riammesso all'interno dell'economia occidentale, perché ci sta perdendo molto. E questo deep state russo che vuole essere riammesso non vede l'ora che finisca sta storia, per cui, perché revochino le sanzioni, per cui cerca anche un po' di remare contro, diciamo così, per semplificare. Però la Russia è un po' permeabile per questo, è meno permeabile che negli anni 80 perché è meno affascinata culturalmente dal liberalismo e dal globalismo, perché li ha provati e ha visto che non facevano per lei, per tanti motivi. Qua lo spiego anche un po', ho fatto tutto un capitolo appunto su questa cosa di 70 pagine dedicato al perché i russi sono un po' scettici nei confronti del modello politico, sociale, culturale occidentale. Ma dico di più, i russi sono anche stati appunto scottati, ma poi i russi sono le eredi di una tradizione molto importante, molto antica, no? Sono gli eredi di Bisanzio, di Costantinopoli, Bisanzio lo chiamiamo noi così per comodità, ma è anche in errore, di Costantinopoli, dell'impero romano d'Oriente.
E pertanto i russi, diciamo qui nella loro memoria genetica, ricordano che nel 1204 i mercanti europei distrussero l'impero romano d'Oriente. C'è anche questo retaggio, lo studiano questa cosa. Ma ancora di più i russi ricordano, questo in maniera sulla loro pelle, quello che è stato il periodo del 91 in avanti. Fino agli anni 90, per cui non sono attratti. In più, noi stiamo vendendo loro un modello che fa molto più schifo di quello degli anni 80, per cui è più difficile che lo comprino. Cioè, se io vivendo questo negli anni 80 e dentro c'è qualcosa di scritto, può piacere, non può piacere, ma se poi l'ho comprato, adesso ci sono pagine bianche o sopra ci sono scritte delle bestemmie, non siete contenti, me lo tirate in testa. Ecco, e noi stiamo vendendo quello. Negli anni 80 vendevamo ai paesi dell'est un modello sociale basato sull'edonismo espansivo reganiano, no? Ci ricordiamo più o meno tutti. Io ero bambino, mi ricordo come si viveva negli anni 80, quali erano i modelli di consumo, i costumi. Insomma, erano gli anni in cui c'era questo fenomeno dello yuppismo che un po' può riassumere tutto, no? I russi volevano diventare un po' yuppie in quel periodo. E sempre per farla breve, poi ci sono ampie pubblicazioni in questo senso, non solo mie, per carità, assolutamente ci mancherebbe altro, che però lo spiega. Quella di Zubok è molto interessante. Per così faccio, faccio pubblicità anche a questo importante studioso, poi magari approfondendo la sua lettura scopro che non è così, ma secondo me merita. E però detto questo, adesso stiamo vendendo un modello che fa schifo anche a noi. Perché cosa vendiamo? La cultura della cancellazione, l'LGBT, non so, vendiamo quello che a Sanremo è andato sul palco a Sanremo e aveva detto, la mia ragazza ha dei rapporti con tanti altri uomini. E io pure, per così sto al passo con lei. E noi vendiamo quello. E chiaramente i russi non è che siano particolarmente attratti da questo tipo di prodotto. Mentre invece negli anni 80 dal prodotto, che so, MTV, per come era allora, o Baywatch, erano comunque più attratti. Infatti mi ricordo questo film di Carlo Verdone, che era un sacco bello, che lui andava in Polonia, non è andato in Polonia, ha cercato di andare in Polonia con un amico e per sedurre le ragazze polacche aveva preso un sacco di calze a rete, di calze di nylon, scusate, e di Birobik, che là non c'erano, per cui era. E c'era questa attrazione, dunque, adesso se io o chi per me, o una persona vuole andare nei paesi, in Russia, a cercare di rendersi simpatico agli occhi della popolazione autoctona e porta appunto il modello che abbiamo visto esibirsi a livello spettacolistico di spettacolo a Sanremo quest'anno sul palco, i russi lo mandano a stendere. E per cui c'è. Ma fa schifo anche a noi, eh? Una parte importante, un segmento già sempre più importante della popolazione occidentale reputa aberranti determinati comportamenti che vengono incentivati a livello mediatico, a livello politico, a livello culturale e anche a livello così, diciamo anche nell'accademia, ecco, in Occidente. Sta cominciando a reputare tutto ciò un'aberrazione. Anche per questo il blocco occidentale ha fretta, stringe il cappio attorno al collo delle persone qui, perché c'è questo tipo di risposta, una risposta popolare che comunque non è più così sintonica rispetto a quelle che sono le mode che sì, si diffondono per via circolare, non sono sempre imposte dall'alto, eccetera, ma comunque non è più quella risposta sintonica che invece c'era negli anni Ottanta, dove a parte alcune nicchie, di nicchie, di nicchie, di nicchie, i più avevano una relazione molto positiva con quelle che erano le mode e i costumi del momento. Adesso invece non è più così, c'è una percentuale ampia comunque di persone che non si rispecchia in quel modello lì. Quello Sì, no, ma io concludo subito, concludo dicendo che a mio parere c'è dunque anche una componente di guerra ideologica. Perché
c'è una componente di guerra ideologica che non sarà per l'Occidente facile vincere. Perché l'Occidente oggi ha comunque un 75% di umanità contro. Io su questo sono abbastanza, sono dati statistici. Sicuramente le forze americane, le forze atlantiste hanno tutti gli strumenti per distruggere, per segmentare, per dividere, per inquinare il dibattito politico e l'organizzazione politica del consenso e del dissenso nei paesi occidentali. Cioè le rivoluzioni colorate e la costruzione in laboratorio, in provetta del dissenso e del consenso non lo fanno solo in Venezuela, lo fanno anche qui. Perché non mi chiedo perché se lo fanno in Venezuela non dovrebbero farlo anche qui. È chiaro che lo fanno ovunque, sono reti globali. Per cui è molto difficile riuscire a costruire un'alternativa che non sia in qualche modo oggetto poi di, anche nel migliore del caso, di ricatti e di intimidazioni. Perché io prendo sempre come esempio più estremo e poi chiudo il caso Allende in Cile, no? Oppure il caso Chavez, il caso Castro a Cuba. Ma in Italia c'è stato il caso Mattei, che è ancora una ferita aperta. E che deve insegnarci molto, anche il caso Moro naturalmente, e in parte anche il caso Craxi, per capire quale sia il livello di influenza degli Stati Uniti in questo paese. Chiudo citando una pubblicazione passata, una pubblicazione lontana nel tempo, ma secondo me molto molto importante da leggere. Faenza e Finzi, gli americani in Italia. Pubblicazione degli anni 70 in cui parlava della storia politica del paese d'Italia dal dopoguerra a oggi, attraverso tutti i finanziamenti americani ai partiti politici, ai sindacati e alle organizzazioni italiane. Fa una ricostruzione dettagliatissima con tutti i finanziamenti concessi al Partito Socialista, alla frazione del Partito Socialista Italiano che poi fece il PSD, all'epoca poi PSLI, con la scissione di Palazzo Barberini del 9 gennaio 1947. Da leggere quel libro se lo trovate. Avrete risposte incredibili e molto esaurienti a ciò che è l'Italia oggi. Grazie, scusate se ho parlato troppo.